La cosa più pesante è la mattina di Natale. Come iniziare il Natale? Allora, che cosa facciamo? Facciamo una agnella alla cacciatora un po' rivisitato. Però la prima cosa è un brindisi con le frittelle di broccolo riscaldato. Buono. Queste sono buonissime. E un bel bicchiere di cacchione frizzante, perché siamo a Nettuno. Ah, detto questo, già stiamo ubriachi. Andiamo con olio. Accendo. Facciamo l'abbacchio. L'abbacchio, agnello, perché questo qua è un agnello con alla cacciatora, ma in un modo diverso, in un modo diverso. Quindi aglio qui intero messo qua, agnello, ma vi dico la verità, questo non è abbacchio, è agnello neozelandese. Sti neozelandesi hanno sti agnelli grossi, belli, cicciotti, ma che profumano, un puzzo di pecora. Quindi io lo amo. Dopo con l'abbacchio romano, quello bello piccoletto, amo tantissimo questo qua neozelandese. Quindi metto qua, faccio solare. Oggi c'ho la pentola delle feste, a casa di mia madre, con quella di rame, bella, così, proprio casa. Erbette a non finire, vai, così, bello, così profumato, vai, guarda che buono, così. Facciamo rosolare un po' tutto, giriamo, ma... Oh, non è solo questo, guardate qua, guardate il bollito, che oggi stanno i tortellini, quelli buoni, fatti con la spinta, fatti da mamma, vai, non la pasta stirata con la macchinetta, col mattarello, tutta roba speciale, poi, oh vai, vieni qua, oh, metto il sale, bello, così, e poi mi sono permesso di fare una variante, eh sì, ebbene sì, il signor carciofetto. Allora andiamo così, tagliamo la parte così, taglio così, così si cuociono bene bene, eccoli qua, non troppo sottili, qua vado, giriamo, facciamo ben insaporire il tutto. Abbiamo proprio i fornelli, quelli di casa, Mamma sta, come si dice a Roma, sta capando un altro carciofo, sta mondando in italiano, un altro carciofo. Metto qui. Però oggi voglio fare una cosa, la facciamo strana ma buona. E riconoscete cosa sono queste? Castagne cotte al vapore. Ok? Ci voglio aggiungere le castagne, che queste qua, che faranno? Sì. Spappoleranno, si disferranno tutte quante e metteranno un po' di dolce a questo piatto. Andiamo con l'altro carciofo, però verso l'ultimo le mettiamo le castagne. Giriamo bene bene, aggiungo le castagne, quelle precotte sotto vuoto che trovate nei fruttivendoli. Si chiama, questa fa pubblicità, sta a fare pubblicità. Stanno a pagare. Allora, quindi castagne sotto vuoto, queste qua piano piano che si cuocerà l'agnello, si disferranno tutte, daranno proprio quella sensazione buona di dolce. E guarda che spettacolo, ragazzi. Adesso, se volete, un goccio di vino. Adesso coperchio, abbassiamo il fuoco e ci vediamo tra un'oretta. Mi raccomando, ogni tanto girate. Allora, siamo qui con Mariuccio, si è svegliato nel frattempo, ha fatto, venite a vedere qua, guardate che cremetta che è successa, guardate che robetta. Allora, spengo tutto, guardate che meraviglia, guardate che robetta, spezzatino di agnello, guardate qua, che roba, carciofo bello che si è tutto quanto disfatto, la castagna, tutto c'è, tutti i profumi, guardate. Allora, mentre questo si raffredda un pochettino, che è mangiabile, facciamo una prova. Questa è una cosa seria. Nel frattempo noi ci siamo mangiati tutta la pagliata d'agnello, d'abbacchio. Mario, questa qua è una cosa seria. Se mangi la pagliata d'abbacchio sei il numero uno, Che dici? Buona? Le patate condite con il latte che esce dalla pagliata? Eppure questa l'ha superata. È proprio romano vero. Adesso assaggiamo, io solo assaggio, l'agnelletto da Nuova Zelanda con carciofi e castagne.
Meglio del panettone, meglio del torrone, una bontà. Mi raccomando, buon Natale. Stiamo tutti quanti insieme, con le famiglie e vogliamoci tanto bene. Buon Natale, vero? Cioè, è un attimo, pure questo, scotta questo. Guardate qui, ma quanto siamo fortunati italiani. 25 dicembre, guardate che giornata, pazzesca. Sto a Nettuno, a casa di mia madre, sul porto di Nettuno. Pazzesco, si può stare anche a maniche corte.